tutti amici di Group Portal, siamo qui a Batteria e partiamo subito con la prima intervista dopo la bellissima clinic del progetto Grand Brother. Ciao James, ciao Alessandro. Ciao. Allora, tutto bene. Vostre impressioni sulla clinic e sulla giornata di oggi che è sulla clinic? Ma guarda, per me è stato fantastico, il pubblico era fantastico, è stata un'esperienza incredibile per noi, è la prima volta che usciamo dalla casa, diciamo, dopo un anno e mezzo rinchiusi. Il pubblico ha risposto molto bene, anche perché appunto noi siamo dimostratori, non è parte del nostro compito, della batteria vogliamo solo condividere dei concetti, siamo studenti, usciamo un po' come studenti anche fuori dalla casa, quindi non vogliamo appunto dimostrare quanto siamo bravi a fare, ma i nostri concetti e cose stiamo sviluppando noi all'interno della casa e condividerla con tutte le persone che sono venute a vederci e che ringraziamo. One in the same place. Keep one, two, three, four. Ecco, parlando appunto dell'approccio del progetto Grand Brother, come si direbbe che uno vi siete fatti un gran mazzo, cioè comunque allestire il progetto, invitare ospiti, è una cosa che comporta tanta fatica, però a livello artistico che è una cosa che viene curata di meno ormai in Italia. Cosa si trova ad avere tutti quegli ospiti e comunque tirare avanti un progetto che praticamente fa crescere molto? Ovviamente noi all'inizio siamo partiti come due ragazzi che volevano studiare, avevano voglia di fare qualcosa, di inserirsi nell'ambiente della batteria, nel business della batteria e tutto. Non ci aspettavamo sicuramente di avere questo riscontro dai nostri video di YouTube e di avere la possibilità di avere persone come Steve Gadd che venissero anche a nostra da tutte le lezioni, a condividere le loro esperienze con noi. Esatto, quindi il contatto con queste persone ci fa crescere molto, ci fa crescere tantissimo in un solo anno, perché è solo un anno e qualche mese che siamo facendo il progetto. Giugno 2015. Quindi per noi è ancora l'inizio di tutto, infatti siamo le prime uscite dalla casa e abbiamo ancora tantissime grandi batteristi che vogliamo intervistare. L'esperienza di essere con loro appunto è una cosa che non realizzi finché non se ne vanno dalla casa. Pazzesco. Cioè, poi ci guardiamo e diciamo, caspita, ma Stinger era sulla mia macchina. Esatto, cioè, in macchina, vedi in casa tua, parlare del più e del meno, e non solo di batteria. Ti fa capire anche come ci sono delle persone dietro a questi batteristi e non solo la batteria. E capiamo un po' anche come ragionano loro fuori dal concetto batteristico. Conoscendoli come persone, inoltre capisci anche perché suonano in quel modo. Quando senti parlare uno dici, ah, ho capito, cioè, è come parlare, è veramente il loro linguaggio, il loro modo di esprimersi. Applicando appunto un concetto a entrambi i generi, quindi come lo spiegherebbe lui con il suo sound, così abbastanza tutto il programma si basa su questa cosa, nel senso che appunto essendo opposti come batteristi, come generi musicali, possiamo condividere tanto, potevamo contrastarci o condividere tutto, stiamo condividendo tutto e abbiamo scoperto che è una cosa che io prima non sapevo fare certe cose che negli altri avevano lui, io lo stesso con lui, quindi gli ho detto se in due riusciamo a fare questa cosa, penso se la condividiamo con tutti su YouTube e tutti condividono con noi, quanto cresceremmo tutti, quanto si alzerebbe il livello batteristico e quanto diventerebbe tutto più bello e non aspetteremmo di avere solo di sempre soli di nomi che sono grandi, ma ci spazio per tutti. We'll be right back.
aiutano, anche in Italia purtroppo ci troviamo spesso batteristi che sono solo un certo genere e ritengono che solo quel tipo di batteria, un tipo di batterismo abbia il vocabolario completo, mentre altri tipi di batteria, che sono cade con metal, con rock, vengono definiti generi che hanno un vocabolario più limitato. Voi avete fatto proprio questo tipo di scambio. Esatto. Questa divisione la vedo un limite per chi pensa questa cosa. E come se appunto un pittore fosse andato da Picasso a dirgli, secondo me però Van Gogh è difficile, è diverso, sono delle cose diverse. Essere un professionista nel death metal ha la stessa difficoltà di essere un professionista nella musica pop o nel jazz. Sono diverse, sono difficoltà diverse, ma sono cioè, difficili. Questo divario, diciamo, tra generi che c'è in Italia, l'avete anche notato, appunto, potendo parlare anche di comunità in casa, nel ghetto, o avete trovato una situazione differente? Guarda, in realtà quella gente lì sa fare tutto bene, a modo loro. La differenza, cioè noi cerchiamo di imitarli, finiamo per diventare copie loro. Quando si pensa nel modo sbagliato, gli italiani invece fanno le cose loro, le applicano a tutti i generi. Guarda sto ghetto che esempio classico, suona pop, rock, funk, soul, jazz, tutto l'altro genere. Quindi c'è una preparazione sicuramente tecnica, ma c'è appunto l'applicazione di un concetto a tuo stile, a ogni genere, se ti limiti a essere solo un jazzista o essere solo un metallaro, ti limiti. Quindi lavorerai sempre meno e avrai sempre meno apertura mentale, rimarrai sempre più chiuso e ha solo un limite tuo, quindi non crescerai mai. Quindi è una mentalità che consiglio di non appassionatevi, avete una passione, è giusto il vostro genere, appassionatevi anche, ascoltate anche tutto quello che c'è e che è diverso da quello che ascoltate voi. Soprattutto quello che non vi piace. Esatto, vi fa solo crescere, vi aiuta a crescere. Poi potete prendere un giudizio, provate e poi provate a dare un giudizio su queste cose, tutto quello che credete più semplice o non. Ultimissima domanda, a parte i prossimi ospiti che avete da anche altri progetti per il futuro? Sì, da Brother è un programma appunto che cresce con noi, quindi a seconda delle strade che intraprenderemo, noi ci metteremo nella casa sul cerebro. Quindi non abbiamo proprio un programma, non abbiamo mai avuto un programma di lavoro, nel senso che man mano che crescevamo artisticamente o tecnicamente ci dovevamo fare. Esatto. Pensavamo, ok, io adesso sento bisogno di sviluppare queste cose, due di sviluppare un'altra, ok, mettiamo queste due cose e andiamo a lavorare su questo, sui prossimi ospiti abbiamo tanti nomi che stiamo cercando di fare incontri, eccetera, il tempo è sempre molto poco, sia per noi che per loro, quindi è sempre un po' difficile incontrarci, però ci saranno molti ospiti. Io vi ringrazio, se volete lasciare i vostri contatti ai ragazzi che ci seguono per scoprire le vostre iniziative. Sì, potete seguirci su YouTube, Drum Brother Project, Facebook /Drum Brother e Twitter /Drum Brother. Perfetto, grazie, è stato un piacere, grazie di un po', alla prossima, ciao ragazzi.